Calcio a 5, adesso ci occupiamo dell'acqua e sapone collegandoci con il Pallarigopiano di Pescara, Paolo Durante, con il portiere dell'acqua e sapone Unigross Stefano Mammarella. Dunque, linea a voi Paolo. Paolo? Sì, grazie, grazie per la linea dallo studio. Sono con Stefano Mammarella. Partiamo, Stefano, proprio dalla tua esperienza azzurra, perché sei tornato proprio ieri da Eboli, dove c'era il main round valido per le qualificazioni al round principale, il round elite che ci sarà più in là, qualificazione ai mondiali che si svolgeranno in Lituania nell'estate prossima. Siete andati piuttosto bene, tra l'altro tu sei l'unico rappresentante della l'acqua e sapone in maglia azzurra, perché Murillo si era infortunato proprio alla vigilia di questo girone. Siete andati bene, raccontaci tutto. Sì, salve a tutti. Abbiamo disputato un ottimo main round, anche perché non era facile. E dopo la prima partita, che avevamo pareggiato 3-3 con la Bielorussia, abbiamo dovuto vincere contro l'Inghilterra di una differenza un po' più larga di reti, perché sapevamo che alla fine era difficile arrivare come primi nel girone. C'è stato questo doppio 4-1 con l'Inghilterra e poi con l'Ungheria. Comunque avete concluso imbattuti e al primo posto. Sì, imbattuti e al primo posto. È stato un ottimo risultato, perché adesso ci saranno le elite round a fine gennaio, dove faremo parte della seconda fascia. Ti sei preso la soddisfazione anche di segnare contro l'Inghilterra? Sì, sì, i miei amici dicono vabbè, segni una volta ogni tanto, una volta a 10 anni. Sì, però ho preso questa soddisfazione, anche importante, perché con la differenza reti siamo riusciti a passare il turno come prima classificata. Ecco, Elite Round si conoscerà, credo, se non ricordo male, il 7 novembre, quando ci saranno i sorteggi a Lyon. I vostri avversari, avversari da evitare, ce n'è qualcuno? Beh, se andiamo a vedere adesso sono quasi tutti da evitare, perché anche le squadre, diciamo, di seconda fascia fanno veramente sudare sul campo. Però se andiamo a dire una, ce n'è, c'è la Spagna, c'è anche il Portogallo e anche la Croazia, direi, perché ultimamente sta facendo un salto di qualità impressionante. Adesso però c'è il campionato, torna il campionato dopo la pausa azzurra. Affronterete sabato in trasferta il Dosson Cam Dosson, questa formazione che insomma è sempre molto temibile. Poi voi l'affrontate da prima della classe e tutti vogliono mettervi in difficoltà. Sì, finalmente ritorna anche il campionato. E sabato saremo di scena a Dosson, dove sarà una bella partita, un po' pericolosa, perché abbiamo due defezioni come Nicolodi e come Murillo che mancheranno la partita, ma sicuramente chi prenderà il loro posto darà il massimo del massimo. Perfetto, grazie di cuore a Stefano Mammarella, naturalmente in bocca al lupo sia per la maglia azzurra, ma ormai ci sei abituato, ma anche in campionato per l'acqua e sapone. A questo punto restituisco la linea allo studio centrale. A voi.